Benvenuti ancora una volta alla nostra Legion Imperium. Oggi siamo qui per parlare del nuovo gioco skirmish della Games Workshop, che è Warcry. Come vedete abbiamo qui una specie di tavolo apparecchiato, è il loro nuovo prodotto, si gioca con pochi modelli. Abbiamo una scatola base con scenici e due squadre e scatole singole che vengono vendute, vedremo alla fine cosa contengono, e permette anche di impiegare i modelli delle armate che già avete a casa e utilizzate per Age of Sigmar in questo formato più piccolo e dinamico. Questo significa che, alla peggio, se anche non avete modelli, potete prendere una qualunque armata preesistente e utilizzare un po' di pezzi per fare una squadra per questo gioco. Ok, questo è il campo su cui giocheremo Warcry. Attualmente è libero, perché tra poco vedremo come andarlo a riempire utilizzando queste carte. Intanto andiamo a vedere i protagonisti del nostro gioco, ovvero i team. Cosa succede? Noi abbiamo delle scatole in cui ci vengono vendute le squadre e abbiamo delle squadre nella scatola base. Vedremo dopo come sono fatte le varie scatole. La squadra è composta, oltre che dai modelli, che poi noi andremo a schierare sul campo e che adesso sto per esempio prendendo, questi sono gli Iron Golem, da una serie di carte che sono di due tipi. La carta di fazione, che come vedete ha due lati, una dove ci elenca tutti i combattenti che possono far parte della fazione e una in cui ci elenca le abilità dei nostri combattenti e della nostra fazione e poi le carte dei singoli combattenti. Quindi cosa significa? Significa che ogni tipo di guerriero ha un suo profilo e una sua caratterizzazione, dei suoi poteri speciali potremmo dire. Quando noi costituiamo all'inizio la banda, avremo 1000 punti per fare la nostra banda da combattimento. I punti dove li vediamo? Li vediamo qui. Per esempio, quello che vediamo qua indicato in alto a destra è il costo in punti di ogni singolo combattente. Noi avremo 1000 punti per fare la nostra squadra e quindi la somma dei punti di tutti i combattenti che mettiamo dovrà raggiungere 1000 o poco meno, ovviamente. Possiamo replicare i combattenti, quindi possiamo mettere più copie dello stesso, non so, mi conviene questo con lo scudo perché devo riempire, ne metto più di uno, tranne che per il leader. Il leader è il combattente che ha questo simbolo con un teschio circondato da una specie di corona di spine, ne possiamo avere solo uno, e a seconda del team il leader può essere un combattente molto sinergico, nel caso di non morti in genere è quello che risorge gli altri combattenti sul campo, oppure un picchiatore più forte. Il leader è comunque utile perché ha delle abilità di squadra molto efficaci. E, oltre al costo in punti, su una carta possiamo vedere delle altre caratteristiche. Vediamo una lieve differenza che ci può essere fra un combattente come questo e un combattente come ad esempio questo qua. Allora, noi abbiamo un valore di, il simbolo della fazione ovviamente in alto a sinistra, un valore di movimento, in questo caso lui muove 4, lui muove 5, un valore di resistenza per entrambi i 4, i punti vita. Quindi accanto a questo teschio abbiamo indicati i punti vita, cioè le ferite che il combattente può subire prima di essere eliminato. E poi cosa c'è? Un simbolo, in questo caso nessun simbolo qui. Questo simbolo indica che il combattente ha un'abilità indicata su questa carta. Quindi vuol dire che tutti i combattenti con un simbolo hanno in più un'abilità speciale che potranno utilizzare in partita. Sotto poi vi sono gli attacchi del combattente, che sono così divisi. Gittata, numero di dadi che lanciamo, forza dell'attacco, danni. In questo caso, come vedete, lui ha due tipi di attacco diversi, perché ne ha uno a corta gittata che colpisce a un pollice e uno invece a più lunga gittata che colpisce a tre pollici. Questo perché lui è un tiratore. Andando avanti, sul retro della carta non vi è nulla di particolare, perché comunque tutte le informazioni le abbiamo davanti e sono espresse solo tramite simboli. Infatti, andremo a vedere alla fine che per le armate già esistenti di Warhammer non faranno una scatola con la squadra, ma ci forniranno solo le carte necessarie a giocare alcuni modelli in Warcry. Avremo entrambi la possibilità di scegliere un nostro guerriero e marchiarlo, e poi dovremo eliminare quello nemico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio marchieremo un giocatore, un combattente molto forte, avremo il vantaggio che è difficile da uccidere, ma lo svantaggio che probabilmente non potremo utilizzare appieno il suo potenziale di combattimento, perché comunque non ce lo dobbiamo far eliminare. Quindi comunque c'è una componente strategica all'interno molto marcata. E poi c'è un imprevisto. In questo caso abbiamo pescato nessuna tregua, ovvero in questa battaglia nessun guerriero può utilizzare l'abilità tregua. È una delle abilità speciali che si usano con i doppi, solo che sono generiche. Ovvero, mentre qui abbiamo quelle di fazione, abbiamo in più una card con sopra il profilo dei combattenti neutrali e dietro le abilità generiche sempre disponibili.
Una volta che ne abbiamo estratto 4 carte, le altre non ci serviranno più per il resto della partita e le possiamo completamente rimuovere. Ora cosa faremo? Tanto per cominciare, lanceremo entrambi un dado per vedere chi ha la priorità inizialmente. Io faccio un bellissimo asso, anche Raffaele, quindi rilanciamo, previsto dal regolamento, fino a che qualcuno non fa più dell'altro. E ora andiamo a estrarre le carte. Se vedete abbiamo 4 tipi di carte. Con questi 4 tipi di carte noi andremo a determinare che tipo di partita giocheremo. La prima mi dice come devo preparare il tavolo. Cioè, se vedete, ci sono proprio rappresentati gli scenici che nascondono la scatola base. Se noi compriamo per esempio la scatola con i templi, che è la scatola nuova, avremo delle carte con sopra in più i templi e gli scenici della scatola base. Questa freccia mi indica in che senso devo guardare la carta. E quindi adesso noi prepareremo il tavolo secondo questa carta. Qui invece ho lo schieramento. Lo schieramento ne ho presi 2, solo per farvi vedere la differenza. Quando c'è questo simbolo, queste due specie di alette, è uno schieramento bilanciato. Nel caso si giocasse a torneo vanno utilizzati questi qui. Significa che entrambi schieriamo più o meno allo stesso modo. Invece, questa qui è uno schieramento casuale. Come notate, si può notare, diciamo, anche se non vi ho ancora spiegato cosa sono questi simboli, si intuisce che il blu sta schierando tutto sulla linea centrale, mentre il rosso lo sta praticamente circondando. Noi utilizzeremo uno schieramento bilanciato ora. A questo punto abbiamo un imprevisto che ci conserviamo per la fine e la nostra missione. Anche qui abbiamo le missioni bilanciate e le missioni invece più casuali, in cui magari abbiamo un attaccante e un difensore. Teniamo quella lì bilanciata. Ok, abbiamo preparato il tavolo. Nella scatola base di Warcry ci viene fuori un tavolo con davvero un gran numero di scenici. Torniamo adesso a noi. Quando un giocatore prepara un team, oltre a metterci per forza un leader, arrivare a 1000 punti con la somma dei combattenti, poi deve fare una cosa un po' insidiosa. E qual è? Deve prendere i suoi combattenti e dividerli in 3 gruppi, che vengono definiti pugnale, scudo e martello. Che cosa sono pugnale, scudo e martello? Sono 3 gruppi che si utilizzano per giocare. E cosa li distingue? Diciamo che a livello generale, come possono suggerire i nomi, lo scudo molto spesso avrà un ruolo un po' più difensivo, il pugnale un attacco di prima linea e il martello un attacco più pesante, questo come concetto. A livello di gioco, quello che accadrà invece è questo, che in base allo schieramento che ci esce e alla missione che ci esce, sarà molto importante sapere chi è cosa, ovvero potremmo avere missioni che ci chiedono di eliminare tutto lo scudo nemico o tutto il pugnale nemico, oppure di far sopravvivere il nostro pugnale o il nostro martello e soprattutto, adesso che andremo a schierare, sarà molto importante sapere come sono divisi. Ovvero, vediamo la carta di schieramento più da vicino. Come vedete, abbiamo proprio i simboli scudo, pugnale, martello del giocatore rosso, martello, scudo, pugnale del giocatore blu. Se notate, noi cominciamo la partita con martello e martello schierati, pugnale e pugnale schierati, e poi i martelli rispettivi che entreranno il turno seguente, c'è scritto round 2, e peraltro entreranno dove gli pare su questo lato. Quindi in pratica il pugnale del blu si troverà dopo poco a confrontarsi col martello del rosso, a meno che non scappa. Stessa cosa per il pugnale rosso col martello del blu, e 2 scudi domineranno il centrocampo. Chiaramente in questa missione, se vi ricordate, abbiamo detto prima che noi nella prima fase di combattimento andremo a scegliere un combattente. Dato che i martelli non saranno sul tavolo, dovremo scegliere necessariamente qualcuno fra i pugnali e gli scudi. Ma questo noi lo sapremo solo dopo, nel senso che la lista noi l'abbiamo fatta prima di dover giocare e prima di estrarre le carte. Quindi è molto importante scegliere in maniera corretta come dividere il team. Quindi per esempio il mio martello sarà composto da questo bel ciccione e un giovincello con una frusta, diciamo. Il mio pugnale avrà questo simpatico semitiratore e questo ragazzo, e forse anche il mio leader. E il mio scudo invece avrà i 2 scudi e il nano. Benissimo. E ora andiamo a vedere come si gioca effettivamente. La partita dura un numero di turni variabile che è comunque indicato sulla carta che elenca le condizioni di vittoria. Spesso sono 3 turni, ma in questo caso ci dice alla fine del 4° round di battaglia. Tendenzialmente le abbiamo letto un po' tutte, sempre 3-4 turni, a seconda della complessità della missione. Come si gioca? Adesso noi faremo quello che viene definito tiro di iniziativa. Tireremo entrambi i 6 dadi e li andremo a dividere. In che modo? Tutti i dadi che mostrano
risultato uguale li mettiamo da una parte, mentre quelli da singoli li mettiamo da un'altra. Cosa è successo in questo caso? Io ho due doppi e Raffaele ha un solo doppio. Io ho due singoli e Raffaele ha ben quattro dadi singoli. Significa che l'iniziativa è di Raffaele perché ha più dadi singoli di me. Ognuno di noi ora otterrà un dado jolly che può utilizzare immediatamente oppure conservare per i turni seguenti. Col dado jolly cosa possiamo fare? Principalmente far diventare un doppio un triplo, far diventare un singolo un doppio, oppure nell'ipotesi che io avessi magari un triplo, potevo farlo diventare un quadruplo. In ultimo posso anche aggiungere ai miei dadi singoli uno dei risultati mancanti per provare a rubare l'iniziativa dell'avversario. In che senso? Poniamo di aver fatto magari entrambi tre, quindi dovevamo spareggiare l'iniziativa. Raffaele la vince, è il primo che deve decidere come usa il jolly, fa lo conservo, io gli dico ok, aggiungo un dado qui e ti rubo l'iniziativa. Ora, i dadi singoli li togliamo tutti, non ci sono necessari, e conserviamo i doppi. Adesso spieghiamo perché li stiamo conservando. Schiereremo i nostri combattenti e poi ci alterneremo ad attivarli, ovvero utilizzeremo ognuno di noi un combattente alla volta. Durante il suo turno, un combattente ha diritto a utilizzare un'abilità e a fare due azioni. Abbiamo pochi tipi di azione. Movimento, ovvero il combattente, prendiamo il nostro bellissimo metro, si muove dalla sua caratteristica di movimento. Per esempio, lui avevamo visto prima sulla scheda del corriero, la rimetto qui per comodità, che muove di 5, come indicato, e quindi può muovere di 5 pollici come preferisce, fino a 5 pollici ovviamente. Nel movimento, noi possiamo anche fare due azioni uguali, quindi lui volendo può fare muovo, e inoltre nel movimento possiamo aggiungere, tra virgolette, altre azioni, nel senso che quando un combattente muove può anche saltare o scalare. Cosa cambia? Se il combattente vuole scalare deve essere vicino a un edificio e percorrere la distanza in verticale che gli serve per arrivare in cima. Questo edificio è alto 3 pollici, lui può salire spendendo 3 pollici qua sopra. Chiaramente la distanza a cui attacca verrà poi misurata da qui, quindi ci converrà mettere sopra gli edifici un tiratore oppure salire se dobbiamo combattere con un avversario. Ci è anche possibile chiaramente sfruttare questi pontili. Non vi preoccupate se per caso la base del combattente sporge un po'. Al regolamento viene comunque specificato che è importante che il centro della base sia sull'elemento. Possiamo anche saltare, quindi magari per superare questo tipo di elementi, oppure per saltare da un edificio all'altro, non so, sto qui, voglio saltare qui senza farmi tutto questo percorso, perché per esempio c'è un avversario alla fine. È possibile anche fare questo, basta che il salto sia entro la nostra distanza di movimento. Se saltiamo giù da un edificio, quindi tra virgolette saltiamo nel vuoto, facendo una caduta di 3 pollici o più rischiamo di prendere danno. Quindi noi possiamo anche saltare da qui dritto giù per terra. In questo gioco è molto elastico, quindi movimento con dentro scalata e salto. Poi possiamo attaccare, quindi se noi abbiamo un avversario a portata, nel caso della sua arma da tiro 3 pollici, che a spanne, ma misuriamolo, è così, anche un po' più indietro, oppure nel caso di un'arma ravvicinata, un pollice, noi possiamo attaccare, quindi tirare tanti dadi quanti sono quelli indicati e vedere se riusciamo a fargli danno. L'attacco lo vedremo fra poco più diffusamente. Possiamo anche in questo caso attaccare due volte, quindi se io comincio il turno vicino a un avversario, posso fare attacco. Abbiamo poi altre due azioni ancora che possiamo fare. Una è ritirata, ovvero se ci troviamo entro un pollice da un avversario, noi non siamo liberi di andare via liberamente, cioè siamo ingaggiati in mischia. Quindi dobbiamo utilizzare l'azione ritirata. Ritirata dice che noi possiamo fare 3 pollici, indipendentemente da quanto sia il nostro movimento, per allontanarci. Poi dopo potremo fare quello che ci pare, quindi magari io faccio 3 pollici per andare via e poi muovo. Occhio, la ritirata non è un movimento, quindi in ritirata io non posso saltare, non posso scalare, me ne devo solo andare di 3 pollici. E chiaramente questi 3 pollici non mi possono portare da un altro nemico. Quindi se il mio avversario è stato così carino da mettermene uno davanti e uno dietro, io non posso fare, cioè magari non potrò fare i 3 pollici interi, ma mi dovrò fermare qui in mezzo per non essere in mischia con nessuno dei due. E non è detto che la cosa ci convenga. L'ultima azione che abbiamo è l'attesa, ovvero dato che noi abbiamo due azioni,
faccio un esempio molto semplice. Magari c'è lui che è tiratore qui, non vuole spendere un'azione a scendere perché magari sa che nessun altro combattente è in grado di salire su un pezzo così piccolo, ma allo stesso tempo non li ha a portata della sua arma da tiro, perché i suoi avversari si trovano ancora piuttosto lontani. Allora, piuttosto che fare la sua azione, lui può dire: guarda, io attendo, cioè spendo un'azione per passare e gli mettiamo il relativo segnalino. Quando poi vorremo, quindi nel continuo attivare uno io, uno te, vorremmo riattivare lui, lui potrà essere riattivato ma farà un'unica azione. Inoltre, durante ogni attivazione i combattenti possono usare un'abilità, e qui ci interessa finalmente prendere la carta della fazione e la carta generica. Vi farò vedere quella generica adesso. Eccola qui. Come notate, non ha simboli, tranne questo. Questa abilità è riservata ai leader. Come notate, un'abilità accanto ha scritto sempre doppio, doppio, triplo, triplo, quadruplo. Vuol dire che per usare l'abilità io devo rimuovere dalla mia riserva un'idonea combinazione di dadi. Quindi, per esempio, io voglio usare scatto, perfetto, devo togliermi un doppio, qualunque esso sia, e ottengo l'effetto di scatto che dice aggiungi uno al movimento del guerriero. Quindi io attivo il guerriero, scatto, ho più uno movimento, magari passo da 5 a 6, posso muovere di 12. Oppure posso fare assalto, levo un doppio, aggiungo una caratteristica attacchi del guerriero. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prima magari tiravo 3 o 4 dadi, ora ne tirerò 4 o 5. Se faccio due attacchi, chiaramente i miei attacchi saranno molto più efficaci. Su un triplo, per esempio, avremo tregua, che è quella che il nostro imprevisto ci nega questa missione, che dice che un guerriero che non è in mischia usa tregua e rimuove da se stesso danni pari al valore utilizzato per l'abilità. Qual è il valore utilizzato per l'abilità? È, perdonatemi se tolgo la carta, quello dei dadi che usiamo. Tolgo un doppio 6, mi curo di 6 punti vita. Tolgo un doppio, un triplo era questo qui. Tolgo un triplo 6, mi curerò di 6 punti vita. Tolgo un triplo 3, mi curerò di 3 punti vita. Questo tipo di dinamica lo troviamo anche in abilità che magari fanno danno pari ai dadi che abbiamo rimosso, o che ci danno un bonus in base ai dadi che abbiamo rimosso. Tornando poi alla carta, abbiamo un triplo del nostro generale che ci permette di attivare un altro guerriero, quindi noi faremo l'attivazione del generale e poi subito attiveremo un altro combattente. Questo ci garantirà due attivazioni di fila. E un quadruplo. I quadrupli sono abbastanza rari da fare, ci vorranno molto spesso i jolly, e questo qua ci dice che il combattente può fare un movimento e un attacco bonus. Che cosa significa bonus? Bonus significa che non viene assolutamente conteggiato sulle azioni che abbiamo. Quindi io prima ne avevo due, ok, io faccio muovo, ah! Anzi, facciamolo in maniera corretta, scusatemi, perché noi l'abilità la possiamo usare solo prima di ogni azione. Azione numero 1, vuoi usare un'abilità? No, muovo. Azione numero 2, vuoi usare un'abilità? Sì, voglio utilizzare furia. Questo qua sta qui, io faccio muovo bonus, ti meno per via sempre dell'effetto di furia ed è bonus, e poi ho ancora un'azione e magari ti rimeno. Non avrei invece potuto fare, stavo sbagliando prima, ma meglio così lo vediamo, muovo e poi uso furia, perché le abilità le possiamo usare solo prima delle nostre azioni. Le abilità invece delle bande sono analoghe a prima, ma ovviamente diverse. Qui abbiamo indicato il simbolo della fazione, sono solo per loro, e qui il simbolo associato ai combattenti. Quindi vuol dire che i combattenti potranno utilizzare solo l'abilità di cui hanno il simbolo. Inevitabilmente i leader finiranno ad avere in genere un'abilità della loro fazione e un'abilità generica. Ci troviamo così. Abbiamo fatto l'iniziativa. Schieriamo. Quindi abbiamo il nostro indice sullo schieramento. I nostri martelli restano fuori. Eccoci qua, dicevamo, un piccolo appunto. Dovevamo prima schierare e poi tirare i dadi la prima volta, quindi schieriamo subito. Il tiro era tuo, mio redivivo Raffaele diverso, fatto in maniera completamente differente al primo Raffaele. Allora, il tuo pugnale deve stare entro 6 pollici dal bordo sulla linea centrale. Cosa significa? Tu ti controlli 6 pollici, vedi che c'è l'edificio? Lui dice che rispetto al punto che ti dà, tu devi schierare entro 3 pollici da quel punto, ma a qualunque livello di altitudine. Quindi il tuo pugnale era composto da loro, tu sei liberissimo di metterli, non so, tutti quanti entro questo punto a terra o anche sopra l'edificio. Esattamente. Quindi tu te li puoi dividere come preferisci. Sono una cosa, questo era sicuramente qui e questo di qua.
perché questo sta con l'animale, gli conviene. Questo è il tiratore, non ti salvi più un metro, lo metti sotto e questo qua butti dentro. Anche io devo mettere il mio pugnale che si troverà entro 6 pollici, stesso discorso di prima, cioè il punto è questo qua, ci metto un dado per farvelo vedere. E io posso mettere entro un'area di 3 pollici qua attorno, quindi magari mi metto lui qua sopra, lui qua sotto e lui sempre qua sotto. A questo punto abbiamo da schierare il nostro scudo, quindi 1 e 2. La carta è sempre direzionata secondo queste frecce, come vedete che collimano con quelle che noi abbiamo utilizzato per schierare. Ta, ta, la freccia qua sopra. Queste due. Quindi io sono il rosso e il mio scudo deve venire qua sopra, lui il blu e il suo scudo deve venire qua. Quindi lo devi mettere a 4 pollici dal bordo. Ok, e adesso invece il martello entrerà dopo. Il tuo martello entrerà qui e il mio martello entrerà qui, su questa linea come vogliamo, perché ci dà una linea e non un punto come ingresso. Ora effettivamente tiriamo i dadi. Ecco qui. Ah, io ho 3 6 e 3 singoli. Ok, tu hai 2 2. Perfetto, 2, 3 e 2 singoli, quindi l'iniziativa è mia. Devo decidere io per primo come uso il jolly. E dopo un'attenta riflessione, per ora penso di tenermelo il jolly. Quindi me lo metto in riserva da parte. Questo è il tuo jolly che tu puoi utilizzare. In questo caso tu hai la possibilità, per esempio, o di far diventare un doppio o un triplo, o di aggiungerti un singolo qui, e tu direi che serve, perché se abbiamo lo stesso numero di singoli, dobbiamo spareggiare, cioè lanciamo entrambi un dado e vediamo chi prende l'iniziativa. Però, visto che in questo momento l'iniziativa non è proprio vitale, puoi anche accettare questa condizione e se siamo visti. Il momento in cui noi attiviamo i nostri combattenti è la fase di combattimento. Cioè, in pratica significa che dopo il setup del campo, dopo aver pescato e schierato, si susseguiranno solo fasi di combattimento. Quindi è questo il momento in cui io devo designare un mio combattente per essere macchiato dal sangue, e tu devi fare lo stesso. Il giocatore che ha l'iniziativa è il primo a designarlo, quindi sono io il primo a scegliere chi è il mio combattente macchiato dal sangue, e sceglierò questo qua. Tu invece chi vuoi scegliere? Lui. Ricorda che il combattente macchiato dal sangue non può mai restare a meno di 4 pollici dal bordo, oppure conta come eliminato, eh? Quindi questo se dovrà fare in giro poi andarsene di corsa. Tutto qua. Ok. Sono il primo ad attivare. La cosa che faccio, tu c'è il cuttiolino tutto dal sangue, io c'ho il mio ranetto, mandiamo avanti questo di 4 pollici e lo rimandiamo avanti di 4 pollici. Ovvero faccio nuovo nuovo e gli metto un segnalino attivato. Sta a te. Di 4, giusto, sposto? No, dipende dal combattente. Prendi la carta e controlla quello che vuoi attivare. Ci sono regole addizionali, nel senso che se un combattente, per esempio, è dietro uno scenico e gli vogliamo tirare, lui ha più uno di resistenza. E poi c'è la possibilità di attaccare, cosa che faremo subito per spiegare come funziona il combattimento. Quindi ora, a titolo puramente didattico, il nostro buon Raffaele cosa farà? Utilizzerà questo codiro per fargli fare un bel muove di 5 il tuo, se non sbaglio, quindi lo fa passare sotto l'archetto e arrivare entro un pollice dal mio codiro, e poi attacco. Andiamo un attimo a vedere questa carta da vicino. Il tuo combattente cosa fa? Tira 3 dadi, mena a forza 3, e poi abbiamo 2 valori di danno. Il primo valore è il danno normale, il secondo è il danno in caso di critico. Attacca direttamente e vediamo che succede. Quindi 3 dadi. Ti puoi tirare tranquillamente quelli, va bene. Allora, hai fatto 6-5-2, perfetto. Cosa facciamo? Noi andiamo a confrontare il valore di forza dell'attacco
con il valore di resistenza del bersaglio. Lui ha forza 3, lui ha resistenza 5, vuol dire che la sua forza è inferiore rispetto alla resistenza del nemico. Vanno a segno soltanto i 5 e i 6. Se la forza fosse stata uguale alla resistenza, sarebbero andati a segno anche i 4. Se la forza è superiore alla resistenza, vanno a segno anche i 3. Quindi in questo caso il 2 viene scartato. Il 5 è un colpo normale e quindi, per via del suo valore di danno, fa un unico danno. Il 6 invece è un colpo critico e fa 3 danni. Questo significa che il mio combattente ha appena subito 4 danni e metterò dei segnalini accanto a indicarlo. E il suo combattente ha terminato l'attivazione. Il mio combattente ha 10 punti vita, quindi se subisce altri 6 danni è morto e viene rimosso dal gioco. Quindi cosa significa? Possiamo avere anche combattenti con un'enorme resistenza, come potrebbe essere lui, però sul 6 il colpo va sempre a segno e fa più danno. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a non esporci troppo e soprattutto a non esporci a combattenti che magari hanno un danno basso di base ma un altissimo danno critico. Per esempio c'è una banda dei serpenti che ha questa particolarità. Sta a me attivare un altro combattente. Io per esempio ho qua un triplo che voglio utilizzare. Faccio di nuovo un nuovo. Ti circondo, muovo e muovo anche il nano qua. Facciamo vedere soltanto l'inizio di un turno. Ok, adesso il turno sta ancora a te. Sposto di qua. Puoi anche saltare se vuoi. Fa così, giusto? No, tu praticamente lui muove di 5. Ah, di 5. Ti trovi qua sopra, giusto? Tu puoi decidere di fare un salto di 5 e buttarti direttamente qua in mischia. L'unico problema è che, essendo tu a più di 3 pollici quando salti per lanciarti di sotto, faccio un danno. No, lancio un dado. Te lo lancio io in quanto tuo avversario. Con 4-5 un danno, con 6-3 danni. Diretto, indipendentemente dalla tua resistenza. È come se fosse un dado al pari. Faccio uno, non prendi danno. Sei saltato giù con successo. Ok. Come seconda azione puoi menare, quindi mena sempre contro i dadi come quelli di prima. Meno su assolutamente. Quindi in questo caso che succede? Questo è un successo, ma né il 4 né il 3 vanno bene perché lui ha forza 3 e io resistenza 5. Quindi mi fai solo i danni del critico e sono altri 3. Ok, sta di nuovo a me. E continueremo ad alternarci, nel senso che adesso io magari comincerò a mettermi di qua e vi farò uscire questi. Cosa accadrà fra un turno? Fra un turno accadrà che rifaremo un tiro di iniziativa e poi faremo entrare gli altri modelli. Nel qual caso sarà loro due che entreranno qua dietro dove gli pare, quindi in base a come magari lui muove questo e muove questi, o decide di uscire più in qua o più in qua, e loro tre che usciranno qua dietro, probabilmente con tutta la voglia del mondo di dare la caccia al mio combattente singolo. Ma li metteremo in ordine di iniziativa, quindi se magari vinco io li metto prima io e poi lui e viceversa. Questo adesso, in questo caso che schierano così lontani, non dà particolare vantaggio. In una missione dove magari entrano sulla linea centrale e ci sono pezzi più o meno veloci, può cambiare parecchio il modo in cui noi andiamo a mettere i nostri modelli sul campo. E la partita procederebbe come avete visto, quindi poi in un eventuale secondo turno rispareggiamo, vediamo cosa abbiamo ottenuto. I pezzi avranno sempre due azioni: muovo attacco, muovo muovo, attacco attacco. Adesso non era ancora successo, ma magari quando ricominciamo, se qui c'è ancora questa situazione, lui potrebbe utilizzare i suoi barbari per fare attacco attacco, così come io potrei utilizzare il mio golem per fare attacco attacco su uno di loro e vedere se lo uccido. Il gioco poi prevede e ci rifornisce nella scatola base anche la presenza di mostri neutrali, che per i giocatori di Warhammer storici stiamo assistendo a un miracolo, dato che queste che state vedendo sono le nuove furie che aspettavamo una ristampa giusto da 20 anni. Ragazzi, sono bellissime, hanno già il profilo per il Age of Sigmar. Ci vengono fornite 6 furie e 6 dodo dell'Apocalisse, le abbiamo ribattezzate perché sono dei piccioni un po' buffi, che fanno da mostri neutrali in questa versione del gioco. Infatti vedete qua noi abbiamo le loro abilità, hanno anche la loro carta col profilo e ci sono carte imprevisto che ci fanno apparire o all'inizio o in turni casuali mostri neutrali a dare fastidio, che vengono attivati dai giocatori, praticamente provi a utilizzarli contro il tuo avversario se ci riesci durante le attivazioni regolamentari. E detto questo è quello che riguarda il regolamento, quindi preparare la banda, dividere la banda nelle sue tre parti, martello, pugnale e scudo,
fare un tiro iniziale per preparare il tavolo e vedere qual è la missione. La missione delle volte può prevedere un secondo tiro per in cui verrà deciso chi posiziona magari dei tesori o degli obiettivi, poi schieramento di quello che abbiamo messo il primo turno e il primo tiro di iniziativa. A quel punto siamo in fase di combattimento e si gioca. Ed ecco in chiusura quello che noi abbiamo. Oltre al mega scatolone gigante che abbiamo utilizzato prima per la dimostrazione, in cui ci sono gli Iron Golem, i cacciatori e tutti gli scenici del tavolo, abbiamo anche le singole squadre, proprio per il gioco, che come ho detto diventano miniature di Slave to Darkness. Se andiamo a vedere cosa c'è all'interno di una scatola aperta, avremo le sprue dei vari combattenti, quindi abbiamo alcuni in fase di montaggio, e sono fatti veramente bene, cioè questo qua di Zinch nasconde sotto il mantello il braccino della mutazione, fantastico. E poi le carte del team. Come ci vengono fornite? Molto semplicemente le carte dei singoli combattenti e in molteplici lingue le carte per giocare la fazione. Quindi significa che hanno capito che è più pratico mandarci le carte in tutte le lingue, noi ci daremo quella italiana o magari quella inglese, poi in base alla nazione in cui mandano avremo quelle in più. Invece, oltre alla scatola dei team, possiamo comprare le buste, signori. Manco fosse Magic. Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo le Daughter of Cain. Perfetto, mi compro una busta delle Daughter of Cain. E all'interno della busta io ho le carte dei pezzi che posso utilizzare e la carta del team, che mi fa l'elenco di tutti quanti i combattenti che io posso utilizzare della fazione Daughter of Cain, e dietro l'elenco delle abilità che loro hanno. Quindi significa, come accennavamo prima, che se ho o il pacco di carte oppure se voglio la scatola, posso giocare liberamente a Warcry. Se ho un'armata mi posso comprare il pacco relativo, adesso ne è uscita una parte ma con forte probabilità uscirà tutto quello che manca, e giocare quello che voglio. Ogni team ha chiaramente una dinamica di gioco diverso. Gli Stormcast, per esempio, ne supponiamo che avranno più di un singolo pacco, perché questo pacco iniziale è dedicato principalmente ai tiratori. Quindi la scatola, quella alla fisica, hanno detto tutti quanti i balestrieri e i piccioni. Voi con due scatole di Stormcast, se volete, potete giocarvi gli Stormcast a Warcry. Quindi diciamo che il gioco prova a venire incontro nel massimo modo possibile sia alla persona che già gioca Warhammer sia al nuovo giocatore. Per il nuovo vi fornisce la squadra singola o gli scenici singoli o la scatola base, per il vecchio giocatore gli offre il manuale singolo e le bustine per poter utilizzare la sua armata. Ed ecco qua, questo qua per quanto ci riguarda è il gioco dell'anno, una vera bomba. Vi ringraziamo per l'ascolto e ci vediamo qui in negozio per giocare quando volete.